Negli Stati Uniti tutti i mammiferi marini sono protetti dalla legge, persino gli esemplari senza vita come questa balena. La sua carne servirà come esca per la prossima spedizione, che porterà al capitano McBride e il suo coltello affilato su queste spiagge remote. Sarà un lavoro duro e l'amico di sempre di Brett, Jerry Adams, lo aiuterà a prelevare la carne di balena. Il più grande animale del pianeta servirà da esca per uno degli squali più pericolosi del mondo. È una combinazione perfetta. È un compito che voglio portare a termine. L'esca speciale serve per un'impresa speciale. Queste sono le ventose isole Farallon. Fanno parte di un santuario marino a 52 chilometri dalla costa di San Francisco. Sotto le ripide scogliere frastagliate nuotano degli enormi squali bianchi. E il team ha permesso di catturarli. Come l'isola messicana di Guadalupe, questo è uno dei siti di aggregazione di squali bianchi più conosciuti del pianeta. E per gli acchiappasquali è un'opportunità irripetibile. Il loro viaggio inizia a San Francisco. Il tempo rigido permette ai ragazzi di fare i turisti. In questo acquario colgono un assaggio del mondo tropicale che stanno per affrontare. Le Farallon fanno parte di un enorme santuario marino ricco di fauna marina. Negli Stati Uniti c'è una rete di santuari marini nazionali. Sono degli habitat unici sparsi lungo la costa. Uno degli obiettivi del santuario è mantenere intatto l'ecosistema che comprende gli squali bianchi. Questi animali sono delle specie fondamentali per il santuario marino nazionale delle Farallon. Dopo mesi di attesa, il team ha ricevuto i permessi necessari per condurre le ricerche sugli squali bianchi. Mentre il mare si calma, gli uomini si danno da fare, pronti a portare il loro programma in un ambiente totalmente nuovo.